Sorrento Campo Italia. Finisce in parità a reti inviolate il derby campano tra il Sorrento e la Paganese, che affrontandosi a viso aperto sotto una pioggia battente per buona parte dell'incontro hanno dimostrato di meritare senza dubbio una posizione in classifica migliore, con traguardi diversi: la salvezza diretta per i rossoneri e i playoff per gli azzurro stellati. Inizia bene il Sorrento, che più aggressivo e determinato a fare il risultato, al 19° spreca una ghiotta occasione con Corsetti che mette di poco a lato. La Paganese comunque tiene bene il campo e, dopo aver controllato la sfuriata iniziale dei rossoneri, sul finire del tempo si rende pericolosa con Girardi, prima con una punizione alta sulla traversa e poi con un tiro che lambisce il palo alla sinistra di Rossi. Nella ripresa gli ospiti si rendono subito pericolosi, ma l'incontro si gioca soprattutto a centrocampo, con continui rovesciamenti di fronte ma senza seri pericoli per ambedue le squadre, che nonostante gli innesti degli attaccanti Schenetti e Musetti per il Sorrento e Scarpa e Fava per la Paganese, non riescono ad andare oltre il più che giusto pareggio.